Siamo persi i miei appunti. Oddio, aspettate. Ho perso i miei appunti. Ragazzi, stasera diretta super improvvisata. In realtà le dirette le voglio fare sempre il lunedì, ma siccome in questi giorni avrò degli appuntamenti, non posso farle, ho deciso di farlo stasera. Io vedo che vi siete già collegati in 5, ma non ho capito perché non vedo chi siete. Mannaggia la miseria. Perché? Perché non mi dà affatto i vostri nomi? Intanto ci sentiamo questa canzone bellissima. Intanto che vi connettete, ci sentiamo un attimo questa canzone stupenda. Però veramente perché non vedo le persone che si sono collegate? Ah, ecco. Adesso mi uscite. Cinzia, Luciana. Cinzia, Luciana e Sandra state guardando il video insieme a me. Eccole, eccole, eccole. Come state? Come state? Io spero bene. Quest'aria. Aspettate, abbasso un pochettino, eh. Aspettiamo un po' che si collegano anche altre persone. Invitate anche altre persone, altre donne che conoscete, come Giovanni. Se potete, invitate. Perché anche se sarà breve, penso, questa diretta, però sarà interessante. E poi comunque potete riguardarvela sempre dopo, che appunto essendo molto improvvisata, magari molti non la vedranno adesso, però non fa niente, non fa niente. La mettiamo un po' di tommiscio. Allora io direi di comunque iniziare. Di iniziare lo stesso, aspettate che abbasso un pochino la musica perché ci sono tante cose da dire e quindi poi non so se ce la faremo in tempo per le 10. Aspettate un attimo, Mamma che bello, ho trovato il Christmas Songs di questo PJ Morton. Adesso che cosa mi ha fatto scoprire questo qua? Mannaggia la miseria, YouTube e le sue scoperte. Io adoro PJ Morton, non so se non è PJ Morton, è PJ Morton, che è veramente fantastico, un autore fantastico. Allora, io direi di iniziare subito a vedere quali sono questi quattro step per essere irresistibile per un uomo, usando però la tua energia femminile. Intanto vorrei sapere da voi, secondo te, che cosa significa essere irresistibile per un uomo? Quali sono magari i tratti di una donna che è irresistibile per un uomo? Perché oltre al fatto che vi dirò io qualche cosa stasera, mi piacerebbe anche condividere con voi quello che pensate possa essere una donna irresistibile. Ok? Quindi se mi state seguendo, scrivetemi. Allora, diciamo, questi consigli, queste dritte funzioneranno per te sia se sei single, quindi se magari sei in cerca di una persona, e sia se tu invece sei già magari fidanzata da un po' di tempo, però la persona, diciamo, con cui stai si mostra un po' distante, un po' distaccata, un po' fredda. Scusate, ma non riesco a parlare bene se lui praticamente mi canta sotto, quindi aspettate un secondo che
metto un altro tipo di sottofondo. Nel frattempo però potete rispondermi a questa domanda che vi ho fatto, cioè che cosa secondo voi rende una donna irresistibile? Sometimes life is hard. Mettiamo un po' di jazz in Paris. Sì, direi che va bene. Allora, mettiamo un po' bassino, così perfetto. Allora, ancora non vedo però che mi state scrivendo. Volete che ve lo dico io? Mi sa che volete che ve lo dico io. Allora, dunque, quindi dicevo, questi consigli funzionano sia che se sei single, sia se invece sei già con qualcuno che però si comporta in maniera fredda e un po' distaccata. E se è quello giusto per te, con questi suggerimenti che ti voglio dare stasera, questa persona comunque ritornerà da te, ok? Ti faccio questa promessa, se è quello giusto per te. Allora, iniziamo subito. Dunque, la prima cosa che ti voglio dire, se tu vuoi attirare un uomo, diciamo, adatto a te, è evitare di piedistallizzare questa persona, di piedistallarlo, di metterlo sul piedistallo. Nel mio ebook gratuito ne parlo sempre. Noi donne abbiamo questa tendenza, appena ci piace qualcuno, iniziamo subito a idolatrarlo, a metterlo sul piedistallo. Oddio, che bello, oddio, come mi sento bene quando sto con lui. Oddio, iniziamo a praticamente a far sì che l'uomo diventi un premio nella nostra mente, no? L'uomo è il premio, mentre dovrebbe essere il contrario. Invece noi vediamo proprio l'uomo come un premio, come una cosa finale da vincere, no? E anche io, infatti, prima di scoprire, diciamo, questo mondo, no, dell'energia femminile, tendevo a fare questo errore, cioè a piedistallizzare l'uomo, a metterlo sul piedistallo, a pensare che lui era il mio premio, no? E soprattutto, e che cosa succede quando noi pensiamo che l'uomo sia il premio? Che iniziamo a fare un sacco di cose, cioè proprio entriamo in una modalità molto maschile di dimostrare, ero rimasta così, di dimostrare il nostro valore facendo tante cose. Iniziamo a dire, praticamente, iniziamo a dire quanto siamo fighi al lavoro, quanto valiamo, quanto gli altri ci ammirano per quello che facciamo. Iniziamo a elogiarci perché vogliamo a tutti i costi che quest'uomo, che ci piace proprio tanto, ci veda. Oddio, aspettate un attimo che questi braccioli mi stanno rovinando la mia maglia nuova. Che quest'uomo praticamente ci veda come un premio, no? Come una cosa importante, come qualche cosa che vale la pena di essere. Cioè, iniziamo proprio, ecco, a vederci come anche un po' a, diciamo, cioè facciamo di tutto per apparire splendide agli occhi di questa persona, no? E quindi entriamo in una modalità che si chiama appunto modalità convincimento. Io quante volte l'ho fatto, io sono qua, io sono spirituale, io faccio questo, faccio le letture di qua, iniziamo praticamente a elencare tutte quelle cose che a me piaceva fare, per le quali io venivo, diciamo, apprezzata dagli altri, no? Però, diciamo, l'uomo, che cosa succede quando tu fai questo, quando tu lo metti su un piedistallo e pensi che sia lui il premio? Lui, l'uomo, a livello molto sottile, molto, diciamo, a livello energetico, inizia a percepire questa voglia nostra di convincere, no? Di fare di tutto per accaparrarcelo. E quindi inizia a capire che tu lo puoi convincere a fare qualche cosa, e di conseguenza questo diventerà, ascoltami bene, diventerà il miglior modo per allontanare quest'uomo da te.
Perché l'uomo non vuole essere convinto di niente, cioè l'uomo vuole sentirsi libero di scegliere, ma non perché tu gli hai dimostrato qualche cosa, perché tu gli hai fatto vedere quanto sei figa. No, l'uomo, un uomo che veramente ti vuole, se ne accorge da solo di quanto tu vali, si prende il tempo per conoscerti. Tu non gli devi dimostrare niente a parole o con i fatti, no, non devi dimostrare niente. Lui, se veramente è interessato a te, vorrà andare in profondità con te, vorrà conoscerti, vorrà capire chi sei, perché lo sente a livello energetico. Se invece sente questa pressione su di lui, questo fiato sul collo, questa modalità segugio in cui noi entriamo, allora l'uomo se ne scappa. Intanto do il benvenuto, il buonasera a Anna, a Vito e a Elisa che si sono appena connessi. E invece che cosa dobbiamo fare noi donne per, se veramente ci teniamo a far sì che questa persona, diciamo, si interessi a noi, se a noi interessa? Dobbiamo semplicemente smettere di far succedere qualcosa. Per esempio, un'altra cosa che noi sbagliamo a fare è questa cosa di, diciamo, iniziamo sempre noi a scrivergli, gli chiediamo sempre noi di uscire, magari lo andiamo a prendere sempre noi sotto casa, paghiamo la cena, cioè facciamo tutte quelle cose che magari... cioè noi diciamo, vabbè, ma io mi sento di fare queste cose, perché non dovrei farla? Sì, però se fossi in te io mi chiederei perché tu ti senti di fare queste cose, perché tu per forza vuoi quella persona là, per forza vuoi che sia quella persona a stare con te, che magari quella persona con te non ci secca niente, solo che magari tu l'hai idealizzato, altra modalità di entrare nell'energia maschile, l'abbiamo idealizzato, e allora vuoi fare di tutto per sembrare carina, fai la dolce, fai la generosa, vai di qua, vai di là, ti ho detto, mandi sempre i messaggini, dolci, cioè diciamo che ti snaturi un po', è vero? Sicuramente questa cosa a me, per esempio, quando ci sono capitata, quando sono caduta nel tranello, io sinceramente mi sono sentita un po' snaturata, ti devo dire la verità. Cioè è bello per una donna essere dolce, e a me piace entrare nell'energia femminile, però essere nell'energia femminile non vuol dire essere diverse, cioè essere troppo diverse, fare le fasulle, ok? Vuol dire invece essere nell'energia femminile, vuol dire proprio essere se stesse, che non vuol dire essere dure o no, vuol dire essere noi stesse, cioè non forzare, ecco, essere in un'energia del stare tranquille, che tanto tutto quello che deve succedere succederà, senza che sia tu a dover forzare quella cosa, ok? Vediamo Vito che ha scritto, poi si guarda allo specchio e dice, un po' ironica e un po' fatale, uomini chi vi vuole? No, vabbè, è bello per una donna desiderare di avere una relazione, anzi è molto bello, però molte volte noi donne esageriamo, cioè tra l'altro poi pensiamo che sia l'uomo a dover risolvere tutti i problemi della nostra vita, tutte le nostre ansie, tutte le nostre angosce, tutte le nostre paure, tutte le nostre ferite, che sono quelle su cui io vado a lavorare durante i lavori energetici che faccio con le ragazze che seguo. Infatti poi alla fine del video vi metterò un form per chi è pronta a diventare un magnete per uomini di valore, per fare un percorso con me. Ovviamente è un percorso in cui io seleziono le persone con cui lavorare. E quindi in questo percorso io vado a lavorare proprio su queste ferite, che spesso sono loro che parlano al posto nostro, sono loro che ci fanno fare tutte queste azioni così forzate, queste cose così che ci fanno uscire dalla nostra natura, ok? E tutta questa disponibilità, tra l'altro, ci rende poco appetibili. Voi sapete che gli uomini sono dei cacciatori, quindi diventi anche una preda troppo facile per lui, no?
diventi qualche cosa e dici, vabbè, ma che sfizio ci sta? Cioè, nell'amore comunque, nel corteggiamento, è bello che ci sia anche una sorta di caccia, no? Una sorta di vedo non vedo, di nascondersi, cioè è anche bello questo, fare questo gioco. Se diventi tutta una zerbina, cioè tu ti appalli, cioè tu magari dici no, ma io sono così perché a me mi piace fare mi piace pagare sempre 50 euro di cena. Non credo proprio, perché se poi dopo lui se ne scappa, tu sarai incazzata nera, io lo so, perché diciamo ci sono. Io non è che non mi sono mai sentita così zerbina, però ho parlato con molte ragazze e so la rabbia che si prova quando tu dai tutta te stessa e poi alla fine non era la persona giusta, perché lui, arrivederci e grazie, però tu hai. Ecco, ogni tanto si blocca. Quindi accumulerai soltanto rabbia, ok? Quindi e frustrazione, quindi non ti consiglio di agire da zerbina. E quindi a livello subconscio l'uomo si ritira, ok? Si ritira. E tu invece, perché tu sei nella modalità, si dice in inglese, giving to get. Dare per ricevere, tu dai, però perché dai, te lo sei chiesta perché dai, tu dai perché vuoi ricevere, non dai a livello incondizionato. Purtroppo, allora, dare a livello incondizionato, quando si parla, no, di amore incondizionato, è una cosa meravigliosa, ma secondo me, secondo la mia esperienza di essere di anima incarnata in un corpo umano, dare a livello incondizionato, dare amore a livello incondizionato ce ne vuole. Ce ne vuole veramente, e quindi quello che noi facciamo è questo dare perché vogliamo ricevere, perché magari queste ferite parlano al posto nostro, e quindi la ferita dell'abbandono, la ferita del rifiuto, la ferita dell'ingiustizia, insomma ci sono tante ferite che subentrano in questo gioco del dare, 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 praticamente alla fine ci fanno rimanere con un palmo di naso tutte arrabbiate. E alla fine lui ci saluta, ok? Ci saluta e se ne va. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rientrare nella nostra energia femminile, cioè ritornare ad essere noi stesse, ok? Senza voler per forza far succedere qualche cosa, come ti dicevo prima, con questi atteggiamenti eccessivi. E che cosa dobbiamo fare se vogliamo veramente che questa persona ritorni da noi? Dobbiamo semplicemente togliere l'attenzione da lui. Dei coach americani che io seguo dicono take your focus off, quindi togli questo focus da lui, da come potrebbe essere bello sposarlo, da come potrebbe essere bello viverci insieme, tutte queste paranoie della nostra mente, che noi donne siamo diventate molto anche mentali. E se ci, infatti, se c'hai già, cioè se già ti ci senti legata, se già ci hai fatto tutti questi film mentali sopra, molte volte noi donne iniziamo a pensare, per esempio, quando lui si allontana, iniziamo a pensare: ma che gli è successo? Ma che avrò fatto io di sbagliato per allontanarlo? E che cosa posso fare per migliorare, perché così lui viene di nuovo da me. Tu non devi fare niente, questa cosa qua è tutta energia mentale. Molte volte uno pensa che l'energia maschile sia semplicemente l'atto di fare, no? Di fare delle cose, come ti ho detto prima, quindi organizzare cene, pagare per le varie cene, messaggiarlo, andarlo a prendere. In realtà l'energia maschile è anche la mente, è anche usare troppo la mente. Quando tu stai sempre a pensare a lui, ok, stai sempre a ossessionarti, stai sempre a dire ok, che cosa posso fare per migliorare, ma chissà perché se n'è andato, ma chissà, quella è tutta energia maschile, perché sei nella tua mente, sei nella tua mente. E anche questa cosa di super ossessionarsi, ecco, di super analizzare, tutta energia maschile, quindi ci snaturiamo proprio dalla nostra energia femminile. E questa abilità di
super analizzare, di preoccuparsi delle cose. Può essere una dote magnifica se tu la usi, per esempio, nel tuo lavoro, ok? Nel tuo lavoro può essere una cosa molto molto importante, perché ti permette di performare bene al lavoro. Ma se tu la usi nella relazione, se tu usi tutta questa energia mentale, questo spreco di energie, sempre ossessionarti a che cosa pensa lui di te e a quanto è figo e quanto è questo e quanto è quell'altro, non funziona, agisce proprio come repellente. C'è presente l'antizanzare, quello è l'antiuomo, questi pensieri ossessivi. Quindi che cosa puoi fare invece per farlo ritornare da te? La cosa più semplice è, rullo di tamburi, focalizzarti su di te, focalizzarti sulla tua vita, impegnarti a fare una bella vita, far sì che la tua vita, indipendentemente da qualsiasi uomo. E qua sto dicendo che non è che non devi pensare ad avere una relazione, ci puoi pensare, però se questo meccanismo, questa ossessione va troppo avanti, vuol dire che magari lui non è interessato a te, quindi lascia stare. Pensa a te, pensa a costruirti una bella vita, pensa magari, per esempio, a me piace tanto fare la meditazione, mi piace leggere, mi piace cantare, vado a scuola di canto, mi piacerebbe andare a cavallo, appena ne avrò l'occasione andrò a cavallo. Quindi pensa a come tu puoi rendere bella la tua vita al di là che ci sia una persona o meno, ok? Quando metti troppo troppo focus su un uomo non è mai buono, sia per te, che comunque ti porta ad avere dei pensieri ossessivi, e sia proprio anche, cioè, ti dà anche un segnale che magari quella non è la persona per te. Perché se un uomo, io lo dico sempre questa cosa qua, un uomo che ti vuole veramente non ti fa aspettare, non ci sta in ansia, tu ti senti al sicuro, ti senti protetta, ti senti nutrita, è una relazione, cioè è un rapporto che comunque ti fa sentire bene, non ti provoca ansia. Quindi già che stai provocando ansia, che ti stai autoprovocando ansia, perché magari ti stai fissando con quell'uomo, già vuol dire che quella persona non è adatta a te, e te lo dico chiaro e tondo perché ci sono passata. Perché tante volte io mi sono ossessionata con degli uomini che però poi alla fine non mi pensavano, non mi scrivevano, però io mi ci ossessionavo, e quella cosa lì mi ha logorato internamente, mi ha fatto sentire come se io non valevo, perché comunque quando, cioè, questi pensieri poi inizia a farteli, no? Dice, vabbè, però se lui non mi chiama, se lui non mi scrive, allora vuol dire che io non valgo, che io non sono alla sua altezza. Quante volte ti sarà capitato di pensare questi pensieri, no? Quindi mi sono fatta del male. Poi, una volta che ho scoperto i segreti dell'energia femminile, ho detto, ah, così è, allora arrivederci. Certo, ci ho messo un po' di tempo in realtà per assorbire queste cose e per farmi una ragione. Però una volta che tu scopri come funzionano soprattutto le dinamiche tra energia maschile e energia femminile, quando sai che l'energia maschile è un'energia diretta, ok? Adesso non vi vedo più, mannaggia la miseria, ecco Francesca. Francesca sta facendo coaching con me. Ora non vedrò i vostri commenti, magari li vedo qui su Facebook. E saprai anche come ti devi comportare con questo tipo di uomini che magari ti fanno sentire in ansia, ok? Ti ripeto, quest'ansia può essere sia una tua ansia derivata da delle ferite, e sia un'ansia invece derivata dal fatto che quello non è una persona per te, ok? E quello che devi fare, ecco, a proposito di ansia, se ti senti ansiosa, se ti senti insicuro, quello che devi fare è, questo lo dico sempre durante i miei percorsi individuali, è ascoltare quell'ansia. Proprio ieri ascoltavo un pastore protestante, che parlava proprio di relazioni, e diceva: una regina, una queen, una donna che si sente una regina,
quando si sente overwhelmed, quando si sente ansiosa, quando si sente agitata per qualche cosa che sta succedendo, che cosa fa? Non è che agisce, si mette a strillare oppure chiama lo, è colpa tua, hai capito? Perché non mi chiami mai? Perché non è? Non fa questo. Semplicemente pause, quindi si calma, rientra dentro, diciamo, rientra in uno spazio di calma. Ragazzi, scusatemi, ma ho ricevuto una chiamata e quindi ho dovuto un attimo interrompere. Ora non so chi ci sarà presente, mannaggia la peppa. Ci siete? Aspettiamo un secondo che ritornano le persone, perché stavo dicendo una cosa molto bella, molto importante. Quando mi chiamano così all'improvviso, allora là scatta la mia rabbia. Tra l'altro stavo proprio parlando di come gestire l'ansia e l'insicurezza e queste cose qua, no? E dunque, stavo dicendo, poi magari chi è interessato può rivedersi questa parte, che quando noi ci sentiamo insicure, quando ci sentiamo ansiose, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente, ripeto, come stava dicendo anche quel pastore ieri che parlava dei comportamenti delle regine, cioè delle donne queen, delle donne regine, le donne che si sentono regine, è semplicemente calmarsi e cercare di ascoltare quello stato d'animo per vedere che cosa ci vuole dire, perché ogni emozione ha un suo messaggio. Intanto rimango frizzata con delle espressioni terribili, brutte. Praticamente stavo dicendo, è dell'ennesima volta che lo sto ripetendo, però forse c'è bisogno anche per me che io lo ripeta. Quando si entra in uno stato d'ansia, ripeto, non dobbiamo accusare nessuno di questa nostra ansia, ma semplicemente calmarci, entrare dentro noi stessi e ascoltare il messaggio di quella emozione, perché ripeto, spesso non è colpa di qualcuno se ci sentiamo ansiosi, come per esempio alcune donne con cui lavoro si sentono ansiose perché magari dicono no, ma perché lui non mi manda i messaggi, non mi scrive, però in realtà quell'ansia vuole dirti qualcos'altro, ok? Quindi ascolta il messaggio di quell'ansia e guardalo da una prospettiva anche più ampia. Infatti questo pastore diceva put everything in perspective, metti tutto in prospettiva, cioè guardalo dal punto di vista non di te come essere umano, ma dal punto di vista come te come anima, che magari sta semplicemente attraversando una fase particolare, però ascolta il messaggio di questa ansia, non accusare nessuno della tua ansia, perché per esempio Morelli, anche mi piace come definisce le emozioni, Morelli dice che ogni emozione è una dea, ogni emozione è una divinità che viene a trovarti, e molte volte non c'è nemmeno da trovare un significato a queste emozioni, semplicemente le devi ascoltare, le devi accogliere come farebbe un albergatore, lo dico sempre anche nei miei percorsi di coaching, come noi siamo l'albergo e le emozioni vengono a trovare. Siamo bloccati di nuovo? Sì, ogni tanto vabbè succede questa cosa, quindi ripeto, se tu ti senti ansiosa e insicura, semplicemente fai come farebbe una regina, come farebbe una dea, a me piace parlare anche di dee, semplicemente ascolta, di non dare la colpa all'uomo, alla persona con cui ti stai frequentando di quell'ansia, perché se lo farai, permetterai anche a aspettate un secondo che sto sax è molto predominante, permetterai ad un uomo che, cioè praticamente se farei così,
diventerei una persona molto accogliente verso se stessa e quindi verso gli altri e di conseguenza per la legge dello specchio, che è una delle leggi universali con cui funziona questo universo pazzo in cui viviamo, ti attirerai una persona che è come te, che ti accoglie così come sei, una persona che ti ama appunto per quello che sei, senza che tu devi cambiare. Se tu però imparerai ad accogliere te stessa, ad accogliere le tue emozioni, ok? E se magari ti è capitato una persona che è ferita, con questo modo di essere, ok, perché l'energia femminile è tutta basata sull'essere invece che sul fare o sull'apparire, lo ispirerai con questo tuo modo di essere ad essere accogliente verso se stesso e quindi ad accogliersi così com'è. E la relazione sarà tutta una bomba, perché un conto è che tu ti metti con una persona che praticamente soltanto perché ti piace il suo aspetto fisico o per il suo status quo, quindi per quanti soldi c'ha, oddio che bella macchina. A me, ciao Giorgia, ciao! A me alcune volte, vi dico questa cosa qua, a me non mi è mai interessato dello status quo dell'uomo con cui uscivo. Io sono uscita anche con persone che proprio non c'avevano niente, ok? Che proprio erano zero, ok? Non sto dicendo che devi fare tu anche così, perché molte volte noi donne facciamo l'errore comunque di diventare madri dell'uomo con cui stiamo uscendo. Io non ti sto dicendo che tu devi essere la mamma, quindi che lo devi finanziare, no. Però per dire, comunque non badare troppo all'aspetto fisico, allo status quo, al macchinone, a queste cose qua. Bada al fatto che per esempio lui si accoglie o meno, se lui accoglie le sue emozioni, come tratta le altre persone, come tratta se stesso, come tratta te, quindi bada a queste cose qua, ok? E che altro? Ah, ecco, quindi questo è un modo assolutamente super per essere irresistibili, non per qualsiasi uomo, ma per degli uomini che ti amano così per come sei, senza doverti forzare a essere nessun altro. E io tutte queste cose le insegno in maniera molto profonda, andiamo a lavorare proprio sui blocchi, sulle ferite che invece ci spingono ad attirare uomini freddi, uomini distaccati. Quindi non appena tu sei pronta per diventare invece un magnete per questo tipo di uomini, per questo tipo di persone e a sentire veramente che cosa si prova ad essere amati per ciò che si è senza doversi sforzare, che palle di essere qualcun altro, ti lascio il form qua sotto. Per questo mese sto selezionando 3 persone, non posso lavorare con troppe persone alla volta perché sono una meticolosa che ti segue da vicino, mi puoi scrivere su WhatsApp, cioè veramente un lavorone. Però ecco, io seleziono soltanto 3 persone. Ora, appena finita la diretta, ti lascio il form, così se vuoi candidarti puoi farlo. E niente, noi ci vediamo la prossima volta. Se vuoi puoi scrivermi un commento. Io non vi ho sentito, nonostante all'inizio vi ho fatto una domanda, vi ho chiesto secondo voi che cosa è che rende una donna irresistibile. Puoi anche scrivermi quando è finita la diretta. E niente raga, io volevo fare una diretta breve, invece è uscita un po' lunghetta, però non fa niente, mi piace stare con voi. E ci vediamo o domenica o lunedì prossimo, oppure anche prima, non si sa, non si sa.